Alpini è un territorio che ha grandi potenzialità, che crea molto interesse. Noi a Milano siamo stati molto attenzionati, in particolar modo da giapponesi, da americani, quindi anche da turisti stranieri molto attenti ai nostri prodotti enogastronomici. E con altrettanta chiarezza va detto che siamo molto molto sconosciuti, soprattutto agli italiani. Una delle cose più anomale e più curiose che ci ha colpito è quella di l'Expo era costruita come, un grande corso, l'incrocio di due strade, il Cargo e il Decumano, che grosso modo hanno le dimensioni di Corso Vittorio Emanuele. Noi avevamo uno spazio appunto che si affacciava su questa strada, vicino a noi c'erano altre regioni, altre istituzioni, e a volte abbiamo sentito spesso purtroppo passare tante persone dire: che cos'è l'Irpinia? Che cos'è l'Irpinia? È una domanda che obiettivamente ci lascia perplessi, ma non per colpa loro, per colpa probabilmente nostra, per colpa del sistema istituzionale, territoriale, economico, imprenditoriale, che non ha saputo forse fare rete, fare squadra e utilizzare una parola che è la parola che nel vocabolario dell'Expo penso che dobbiamo riportare ad Avellino con molta consapevolezza, che è marketing territoriale. Bisogna fare promozione del territorio mettendo insieme gli elementi di eccellenza, le punte di diamante, la gastronomia, la storia, il turismo, le tradizioni in un unico mosaico, ma soprattutto bisogna poi saper vendere questo prodotto che è il territorio in ambito nazionale ed internazionale. L'Expo ci ha insegnato che abbiamo tanto da poter fare, ma abbiamo tante potenzialità, ma siamo ancora tanto indietro dal punto di vista operativo, quindi probabilmente l'esperienza si è chiusa, poi sarà Costantino Capone a fine ottobre a fare un bilancio istituzionale ufficiale della nostra esperienza a Milano, ma si chiude con una grande spinta di energia, un grande stimolo, il fatto che l'Irpini era tra i grandi del mondo e c'è stata, devo dire, con molta dignità e con molta qualità, però anche con la consapevolezza che siamo indietro, bisogna accelerare il passo, bisogna lavorare molto di più sul brand territorio per farlo diventare soprattutto economia e quindi posti di lavoro, occupazione, così come stasera migliaia e migliaia di persone conosceranno i prodotti della nostra terra, ma creano anche economia, indotto e quindi movimento.